personalità. Guardate che spettacolo, le squadre stanno entrando in campo. Eccolo, lo stadio di Nizza pieno per questa sfidissima. Poi la diretta di Francia-Italia. C'è anche la VAR oggi qui all'Allianz Riviera. Avanti il tridente composto da Berardi, Balotelli e Chiesa. 4-3-3, vedremo se sarà confermato poi naturalmente dai... E poi gli interni sono Tolisso e Pogba. Davanti il tridente composto da Mbappé, Griezmann e Dembélé. Prima dell'inizio della sfida ci sarà un... e Berardi. Si parte, Kanté, canale di Mario Balotelli, Pavard, rilancia l'azione offensiva della Francia, ancora Pavard, cross sul secondo palo, Mbappé, la grande risposta di Sirigu, poi arriva Umtiti per il vantaggio della Francia, ha segnato Umtiti, si era salvato Sirigu sulla conclusione quasi a botta sicura di Mbappé, ma lì in agguato come un falco. È stato pronto a ribadire in rete Umtiti. L'inserimento di Chiesa fa spazio per Pellegrini, lo vede Balotelli che cerca la conclusione. Pallone sul fondo, un po' egoista questa volta il centravanti azzurro. Sì, si era aperto bene a sinistra e si era liberato Pellegrini. Griezmann, retropassaggio verso Kanté che carica il destro, il palo! Salva l'Italia. E questo giocatore oltre a... fiducia importante. Mario Balotelli che tira sul portiere con la forza che ha lui, con il calcio che ha, difficilmente riesce a trattenere il portiere e ti butti contro sulla respinta come ha fatto in questo caso Bonucci anticipando tutti. 2-1, partita riaperta. Eccola qui la conclusione di Bonucci, era in posizione regolare, lo teneva in gioco Umtiti, accorcia le distanze l'Italia. Adesso andiamo da Alessandro Antinelli per sentire una... Sì, bravo innanzitutto Berardi a dargli la palla nel tempo giusto, ma bravo lui nello smarcarsi con questo taglio e a chiudere questa azione con questo tiro. Giocata di Dembélé. Sì, quando riparte in spazi aperti come in questa circostanza diventa veramente inarrestabile. È importante per l'Italia, poi la traversa colpita da Dembélé. Ricordiamo che nel primo tempo la Francia ha colpito anche un palo con Kanté. Riparte ancora la Francia, questa volta con Mbappé. Trova la porta, altra occasione per l'Italia. E sono quattro perché Caldara ha avuto una buona palla, non si è coordinato bene, la palla è stata colpita con l'esterno del piede. Ha mandato al riscaldamento Matuidi e Giroud. Berardi mette fuori il pallone proprio davanti alla panchina di Roberto Mancini. Cercare Pavard, il controllo è di De Sciglio, viene affrontato da Dembélé, retropassaggio di De Sciglio verso Sirigu. Ancora De Sciglio verso la panchina dei Blais. Comunque qua si è un po' arrabbiato Deschamps per eccesso di ricami dei suoi. E da un certo punto di vista ha ragione, questa squadra deve cercare di non far troppi orpelli. Su Rai Sport più HD, canale 57, Simona Rolandi con Bruno Gentili, Paolo Paganini, Sebino Nela per altre interviste, altri commenti. Corso di pali di Dembélé. Però tutto nasce da un nostro errore. Infatti, nasce tutto da un errore in fase di disimpegno. Adesso andiamo a rivedere. Un pallone velenoso orto da D'Ambrosio Giorginio. Non è riuscito a gestirlo il giocatore azzurro, ne ha approfittato in contropiede la Francia. Dembélé che poi si è inventato, e lo vediamo, un gol strepitoso, meritato il gol per Dembélé che è uno sicuramente dei migliori in campo. Però quindi non aveva nessun senso secondo me. Pavard, nello spazio c'è il movimento di Dembélé, viene inseguito da De Sciglio, la finta di Dembélé, ancora Dembélé cerca di aggirare Dembélé. Ma ce li ha questi colpi? Uomo mercato, obiettivo di club importanti, Roma, Juventus e non solo. E ha fatto un ottimo campionato. Eh sì, grazie alla guida sul filo del fuorigioco in posizione regolare. Lotta contro i tumori pediatrici, possiamo donare ancora, c'è tempo, si può correre e poi, una volta che il pallone è terminato in rete, ha verificato l'esattezza della segnalazione dell'assistente. Ora Balotelli che scatta, c'è un fallo di Rami, però non ci riesce. Azzurri che hanno faticato parecchio lungo le corsie laterali, i due esterni di difesa spesso perché poco protetti, sia nel